Gentili spettatori, buonasera, trovati dopo un bel periodo lontani dalla diretta Facebook della Vempas Dosso Buono. Questa sera ritorniamo al Pala Dosso Buono, una partita importante, una partita che tutti speriamo possa essere per il Dosso Buono un momento di riscatto, un momento di per poter ritornare a vincere, portare a casa due punti. Questa sera l'avversario assolutamente non facile, stiamo parlando del Casal Grande, formazione in piena zona playoff. Prima di proseguire lascio la parola a Stefano Cazzador e al presidente Marco Beghini. Nel frattempo la partita è iniziata. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, ciao Alberto. E io credo che questa sera è proprio la partita, la classica partita come presentazione che dice non conta neanche giocare bene, questa sera dobbiamo vincere. Logicamente parlo più da tifoso che da cronista, ma questo è il dato di fatto. Non è certamente, come hai detto in anticipo, una partita facile, ma oggi dobbiamo veramente buttare il cuore oltre l'ostacolo. Insomma, tante sconfitte consecutive non fanno certo bene il morale, anche se, e qui lascio la parola a Marco Beghini, anche se la classifica comunque è ancora tranquilla, la zona salvezza, insomma, ci siamo ampiamente dentro, insomma. Sì, buonasera a tutti. Sì, in effetti zona salvezza dovremmo esserci, a meno che non ci siano dei stravolgimenti da parte di altre squadre. In ogni caso onoriamo fino alla fine del campionato, impegniamoci, giochiamocela, perché abbiamo l'occasione di migliorare le posizioni dell'anno scorso sicuramente. Ecco, un altro fattore, lo diciamo sempre, ha sicuramente influito queste settimane le assenze, che, insomma, di giocatrici che sono sul via del recupero, ma che insomma sono ancora lontane da rientrare in campo. Marco e Stefano, intanto Lucchini para, ma c'è un tiro dei 7 metri. Sì, però sai Alberto, è vero che queste assenze, però a queste assenze voglia o non voglia ci siamo dovuti abituare e dovremo continuare a farlo fino alla fine del campionato, in quanto tante sono assenze per infortuni che non recupereremo prima della fine del campionato. Certo. Nel frattempo Fulanetto mette dentro il 2-0 dei 7 metri. Sì. Due minuti, 2-0. Io non vorrei che però questa cosa qua diventasse più una scusante. No, perché non vorrei, mi sembra quasi di notare un po' di rilassamento. Vabbè, tanto abbiamo subito questi infortuni, certo, tanto comunque siamo salvi. Però io vorrei sprono Marco, diciamo, certo, che vive di più la squadra. A me piacerebbe raggiungere qualche risultato in più, malgrado la salvezza, malgrado gli infortuni. Però la crescita della squadra, la crescita del gruppo passa anche da queste cose. Questo assolutamente è un capitolo aperto, sì, vero, sì, Marco? Esatto. No, ha ragione Stefano, infatti quello che ho detto prima di onorare, impegnarsi fino a fine, appunto, è rivolto alla squadra, perché non dobbiamo avere di appagarsi al risultato che è stato ottenuto fino ad oggi. La squadra adesso ha avuto un break negativo di 4 partite, che era il periodo duro, ce lo aspettavamo, purtroppo è andato come è andato. Però adesso dobbiamo vedere positivo fino alla fine. L'occasione ce l'abbiamo già da questa sera. Questa sera è una squadra con la quale possiamo giocarcela, pur essendo Casagrande quarta in classifica. Però è una squadra che gioca al nostro pari, quindi giochiamocela fino in fondo con questo e nelle partite che ci saranno da qui alla fine. Intanto l'abbiamo rimessa in parità con questo bel gol di Ampezzan. Stefano, che sì, partita potrà essere? Tu hai già detto, per quanto riguarda il Dossobuono, l'importante sarà cercare di portare a casa due punti, giocando bene, giocando male, è lo stesso. Di fronte abbiamo un avversario, come dicevamo prima, è un avversario che però io direi che non ha queste... ci sono squadre che hanno, diciamo, le nostre stesse caratteristiche, o comunque che hanno un tasso tecnico superiore a noi, perciò questo tante volte non ci lascia, diciamo, tanti spazi. Questa sera è una squadra che secondo me si addice al nostro sistema di, certo, gioco, è una squadra che, se riusciamo a buttar via, a gettare le paure, che inevitabilmente dopo 4 sconfitte delle paure, le certezze che avevi le hai un po' perse per strada. Perciò a livello mentale, maggiormente, dopo magari
può essere anche coinciso col rientro dal campionato e Coppa Italia, cioè gli impegni sono stati tanti, la rosa non essendo così lunga, causa anche naturalmente degli infortuni. Se riusciamo a buttare via queste paure, è una partita che possiamo e ribadisco dobbiamo cercare di vincere. Anche perché questo buono è un po' la bestia nera di Casa Grande nelle altre sfide tra pre-campionato all'andata, così comunque abbiamo sempre fatto sportivamente del male a Casa Grande, quindi anche questa sera sarebbe un'occasione per tornare perché, a vincere. Perché è una buonissima squadra Casa Grande, però non ha quelle caratteristiche in cui riconosci di guarda, ci mette in grossissima difficoltà, vuoi per la velocità, vuoi per la grossa prestanza fisica. È una gran bella squadra che raggiunge però sempre degli ottimi risultati, certo. E quello è un dato di fatto. Intanto guarda qui che perla di Biondani, torniamo sul tre pari, 24 minuti e spiccioli alla fine di questo primo tempo, tre pari, bel gol di Biondani. Ecco, parlavamo prima dell'importanza di avere magari anche delle leader carismatiche in campo, ecco Alice è una di queste, ma forse in questo momento sarebbe più che tutte le ragazze ritrovino quella carica emotiva, come dicevi tu, che buttino via queste paure che hanno accumulato questa settimana. Le certezze, abbiamo bisogno di ritornare a partire intanto da Francesca che anche lei ha passato inevitabilmente un momento probabilmente non di grandissima forma, che ci sta nell'arco del campionato. Adesso ormai diciamo l'inserimento delle nuove arrivate nel mercato diciamo invernale sicuramente è avvenuto, perciò c'è bisogno adesso veramente di stringere i denti e cercare di tirar fuori tutto quanto quello che questa squadra può fare e può dare. Assolutamente sì, le caratteristiche e le possibilità ci sono. Nel frattempo Losco subisce fallo, bene così, abbiamo anche insomma inserito queste due giocatrici nuove sotto il periodo delle feste, Ghilardi e aiutami Stefano, c'è il lapsus in questo momento, Ghilardi che è in campo e ecco qua intanto una traversa, colpita la traversa, la palla peccato, batte tocca sul soffitto, quindi si torna a giocare il risultato in perfetta parità dopo 7 minuti di partita. Ci sembra che comunque il dosso buono, al di là di qualche momento così come questo che un po' si è aperta la difesa, stia tenendo bene e stia mettendo a sua volta in difficoltà poi la retroguardia di Casalgrande. Apprezzano questo bellissimo gol, brava Apprezzano, perde una palla, se la recupera immediatamente e la infila nell'angolino. Ma cosa ti devo dire, continuo a vedere purtroppo, ed è una cosa che ci portiamo avanti da parecchio tempo, dei grossi problemi difensivi, non riusciamo ad avere le chiusure che devono avvenire, le chiusure preventive, un aggredire gli spazi prima di subire l'attacco diretto. Quindi più secondo te un discorso tattico o un discorso fisico, nel senso non arrivare a chiudere fisico non credo, io credo sia più un problema sia tattico che brava Lucchini questa sera è partito bene, scusami sia tattico che di convinzione, proprio quando vengono a mancare questi collegamenti dopo diventa tutto quanto sempre più difficile. Certo, Ghilardi in realtà il tiro è stata sbilanciata e parte il contropiede di Casalgrande, la numero 11 Dallari si incunea tra le maglie della difesa della Vespa del suo buono, subisce fallo. Sono passati nel frattempo quasi 9 minuti, risultato di 4 pari. Si è vagiato un po' a fiammate e ecco qui il 5-4 segnato dal numero 18 Artoni. Qui invece De Marchi prova il pallonetto, De Marchi che purtroppo non va a buon fine, la palla esce. Sì, fasi di gioco c'è velocità però non
quella aggressività, quella velocità che abbiamo visto magari in altre partite, quindi mi sembra su due squadre che stanno giocando. Esatto, che noi ci aspettiamo e che Dossobuono per vincere le partite ha bisogno di mettere in campo, in quanto se diciamo andiamo fra virgolette al piccolo trotto, noi andiamo in difficoltà. Sono più le volte che subiamo che le volte che imponiamo il nostro gioco. Perciò noi l'aggressività, la velocità, le ripartenze, queste cose qua sono una caratteristica che devono assolutamente essere messe in campo. Il numero 6. Ecco, anche in questo caso vedi un'ingenuità grande da parte di Ghirardi, in quanto loro erano in passivo, il cartellino annulla la passività del gioco, certo. Perciò tutto ritorna e in questo caso anche qui palla per terra e la prendono loro. Ecco qui abbiamo bisogno di 6-4 con gol di Kere. Ritorniamo a meno 2. C'è Ghilardi, Ampezzan, ci aspettiamo tanto da Ghilardi, soprattutto in fase realizzativa, in fase del tiro da fuori, che è quello che lo abbiamo detto più volte, un po' ci è venuto a mancare con l'infortunio di Elisa De Togni. Sì. Ghilardi può essere una ottima alternativa e un'ottima, certo, arma da sfruttare. Però bisogna, lei non è una, diciamo, una creatrice di gioco, certo, è una finalizzatrice. Bisogna metterla nelle condizioni di poter finalizzare. Di poter mettere in campo il braccio che ha. Eccolo come in questo qua. Caso adesso se lo inventa. Da ferma. Ma una questa è la sua caratteristica. Ha tirato una mettere in condizione di esplodere. Una fucilata potentissima. Qua il tabellone non ha segnato il gol, però siamo 5 per Dossobuono, 6 per Casalgrande. Ecco che adesso segnato. È stato aggiornato il tabellone. Dopo qui nel Casalgrande c'è una nostra vecchia conoscenza, che è il numero 10, Lenia Furlanetto, che è una delle migliori finalizzatrici a livello italiano. Assolutamente. Dopo andremo a vedere la classifica anche marcatrici, sicuramente la troveremo. E se la lasci giocare è una che sicuramente fa male, Tanto vediamo che c'è stato un cambio di ruoli, Ghirardi è venuto sul terzino destro, Zanetta è passata a sinistra, recuperiamo tentativo bene di tiro murato, Ampezzan, Biondani, Ampezzan di nuovo. Zanetta, Ghirardi per De Marchi, vediamo se in qualche modo arriva la palla a Zanetta, palla che finisce senza un passaggio a memoria, purtroppo Biondani si era alzato per coprire il ruolo del terzino destro che aveva fatto il taglio dell'ala e nella posizione di terzino destro non c'era più, di ala destra non c'era più nessuno. Kere che quando prende palla si fa sentire lì al centro, perché comunque va molto sul fisico e mette in difficoltà non c'è dubbio che lei possa mettere in difficoltà. Intanto 13 minuti, 7 per Casalgrande, 5 per Dossobuono, ancora Casalgrande in avanti con la numero 11 Dallari, che però commette infrazione di passi, giusto? Sì, è stata pescata un'infrazione di passi, non so se corretta o meno, comunque è stata fischiata, però anche in questo caso aveva comunque trovato uno spazio, perciò veramente molto lenta la squadra del Dossobuono nell'occupare le posizioni. Assolutamente sì. Nel frattempo è uscita. Questo è un gran bel gol. Veramente la famosa virgola. Tanto di cappello per Ghilardi, che in questo momento sta un attimino tenendo, perché lei, la finalizzatrice, in questo momento sembra quella di avere un po' più di fantasia, un po' più anche di prendersi anche la responsabilità di fare qualcosa di difficile in un momento difficile, che certo, tu mi insegni, fare qualcosa di difficile e realizzare in un momento difficile da indubbiamente cosa a pensare bene, pareggio, e anche questo la nostra arma è contropiede, quindi se cominciamo a innescare anche il contropiede logicamente, Alberto,
in contropiede ci vai, se recuperi il pallone. Ah beh, quello sicuro. Perciò quello sicuro. La prima, il primo contropiede è dettato dalla difesa. È dettato dalla difesa. Sette pari. Perciò assolutamente abbiamo necessità di trovare quell'aggressività in difesa. Adesso forse un pochino la stiamo trovando, vediamo che i palloni non arrivano più puliti, o meglio, chi riceve palla non ha più la tranquillità di gestirla come l'ho detto, insomma qui. Anche in questo caso Zanette guarda cosa sta accadendo. Sì. Rientra Losco ed esce Mazzieri. Siamo a metà di questo primo tempo. Più uno Casalgrande, 8-7. Ora Zanette che cerca un varco, cerca di incunearsi. Subisce fallo, ancora Zanette che cede ad Ampezzan, Ghilardi, Zanette, anche lei da fuori ha un buon braccio, però in questo caso sbaglia il passaggio, si innesca il contropiede di Casagrande che mette dentro ancora il nuovo più due per Casagrande. Direi che un più due un po' regalato dal dorso buono, nel senso non hanno sono state occasioni o azioni costruite, esatto, ma più... commettiamo degli errori veramente banali anche in questo caso. Mi dispiace, sai, è sempre il collettivo, però in questo caso un'azione difensiva non svolta al meglio da Laura, da certo. Zanette, palla probabilmente per cercare di recuperare, perché noi lo vediamo, ma il giocatore lo sa quando commette l'errore, anche se magari chi sta a casa o così in TV non si accorge di queste cose, ma chi sbaglia lo sa. Perciò subito. Per cercare di recuperare immediatamente, magari creare la corda per andare al pareggio, purtroppo la fretta è cattiva consigliera e ha commesso un altro errore. Questa è una, come dici tu, è una delle cose che non bisogna fare, nel senso l'abbiamo già visto in altre occasioni, questa voglia di recuperare subito ad un errore che poi genera quella frenesia che in automatico genera un altro errore. Assolutamente sì, oltretutto a differenza magari di altri sport, nella pallamano l'abbiamo visto noi un minuto fa e Casagrande 30 secondi fa, esatto. Due gol li recuperi e li fai in un brevissimo arco di tempo, perciò a tutti gli effetti si può quasi dire, anche se non è così, però a questi livelli, che due gol è come tu fossi in pareggio, non è cambiato e non cambia niente. Visto la partita è talmente lunga che le cose vanno affrontate con la dovuta calma, e probabilmente credo che una delle cose per cui Roberto ha chiamato il time out è questo fatto di non essere troppo frenetiche, esatto, nelle azioni. Rompere quel momento di frenesia che sicuramente è dettato dal fatto, insomma, di voler cancellare queste sconfitte. Qua intanto vediamo come è stata furba, diciamo, il difensore di Casagrande, in modo non troppo ortodosso, però ha dato una leggera spintarella al nostro doppio pivot e praticamente l'ha mandata a sbattere contro la sua compagna, che ha fatto infrazione di passi. Anche queste cose assolutamente servono. Furlanetto cede a la palla, bella Zanette qui. Qua tiene, ma lei ce l'ha nelle caratteristiche, tiene lo scontro fisico. Intanto sono ancora in passivo. In questo momento Furlanetto e Dall'Ari sono quelle che un po' più ci mettono in difficoltà. La vediamo Dall'Ari che cerca lo spazio. E qua abbiamo un'altra volta l'infrazione di passi. Però la velocità di Dall'Ari e Furlanetto anche il braccio ovviamente. Adesso vediamo Mazzieri che cerca spazio, cerca il tiro da lontano, la mette dentro, bene. Buona finta di corpo e col braccio, finta il passaggio all'ala destra, all'ultimo momento gira il polso, esatto, infatti e il tiro non era. Lascia fermo il portiere di Casagrande e la mette nell'angolino alto alla destra del portiere. Il tiro non era fortissimo, però come dici tu, improvviso, questo giro di polso ha sicuramente tolto il tempo. Assolutamente sì, ha fatto una buona finta. Il Furlanetto cerca un passaggio poi improbabile, recuperiamo palla, Giondani e la mette dentro, bene.
ecco qua. E qua rivediamo quello che abbiamo detto poco fa. 20 secondi, partita in pareggio. Cambia tutto, assolutamente. 9 pari, 12 minuti alla fine. Ma noi abbiamo le caratteristiche, la squadra del Grossobuono ha le caratteristiche per mettere in difficoltà Casalgrande, perché tolte due giocatrici, magari Furlanetto o qualcun'altra con delle caratteristiche un po' particolari, non è una squadra che ci debba creare questa. No, ma è una squadra, è una, è una squadra che fa tutte le sue cose fatte per bene. Dopo incorri in questi errori, è inevitabile che loro ti puniscano. Assolutamente. A tutti gli effetti è una squadra, siamo in Serie A, perciò è normale che sia così. Costruisce le sue fortune anche sugli errori dell'avversario. Assolutamente sì. L'abbiamo visto. Il Furlanetto commette infrazioni di passi, anche lui sta sbagliando tante cose. Sta sbagliando. Ci sarà il momento di approfittarne. Ampezzan cerca spazio su Kerre, subisce fallo. Difficile per Ampezzan trovare spazio su Kerre, abbiamo detto che fisicamente è difficile da spostare. Fisicamente a reggersi, però il movimento era assolutamente buono. Il movimento c'era, però sì. Diciamo che manca fra virgolette qualche chilo, di forza che non può avere, non è certamente una delle sue migliori caratteristiche. Tosco subisce il fallo, però poi dopo Zanetti viene dato il vantaggio, in quanto a tutti gli effetti ha avuto la possibilità di tirare libera. Furlanetto ancora per Dallari, Kerre, la palla gira sulle mani di queste tre giocatrici qui, soprattutto difesa. Grande ingenuità di De Marchi, in quanto in questo caso Ghirardi aveva preso la posizione, non c'era bisogno di questa spinta alle spalle, giustamente viene punita, esclusione per due minuti e palla di nuovo in possesso per Casalgrande. Mancano 10 minuti alla fine di questo primo tempo. Ecco, sono queste quelle cose, quando ti dicevo prima, che dobbiamo evitare. Con un bel pallonetto riporta sui più uno Casalgrande. Furlanetto in questo momento sta facendo assist, non sta forzando i suoi ingressi, in quanto il Grossobuono è molto preoccupato del suo tiro e lei invece di tirare sta distribuendo la palla alle compagne. Giocatrice intelligente che piuttosto di andare al tiro, non vedendo gli spazi giusti, smista la palla e mette in condizione le compagne di squadra. Esattamente. Intanto vediamo Grossobuono come organizza l'attacco con il giocatore in meno. Peccato, scarica la palla. Ancora troppa fretta. La palla sembra lunga, no, la prende, sì, la tiene. L'altro ha visto. A differenza di quello che avviene nel basket, se tu tocchi la palla e hai le gambe fuori, cioè nel basket, se la palla diciamo è sul terreno di gioco, esatto, è data valida. Qua se tu tocchi la palla che è e la tocchi da fuori, fuori. E questo è successo. Ancora troppa precipitazione, troppa fretta di concludere. Mazzieri, questo tiraccio, siamo ancora lì, meno 1, 8:35, non bisogna perdere la testa. La cosa positiva è che comunque qui ci aiuta anche l'arbitro, bene così. Biondani, contropiede, la mette dentro, bene, pareggio positivo, che comunque è l'inferiorità è stata una fortuna sfortuna compensata, in quanto l'intervento di Ampezzan gli era aperto diciamo la possibilità di andare al contropiede, mentre è stata intercettata la palla dall'arbitro involontariamente, è tornata però in mano ad Ampezzan, perciò si è compensato subito, si è compensata la fortuna sfortuna. Bene così, bene, ritorniamo in parità numerica, non è cambiato nulla, siamo stati bravi noi e Casalgrande non è riuscito ad ottimizzare il vantaggio numerico. Sì, certamente sì. Bisogna fare attenzione perché Furlanetto per trovare spazio e viene anche due minuti, probabilmente una protesta immagino. No. Allora è avvenuto questo, secondo me tutto nasce per via.
che l'arbitro ha sbagliato un fischio in quanto non era assolutamente stato commesso un'infrazione di passi. Furlanetto diciamo che ha finito l'azione, cosa che non può avvenire perché quando l'arbitro che sbagli o faccia giusto fischia, tu la palla la devi appoggiare per terra, lei ha finito l'azione, è andata al tiro e lì è stata giustamente punita con i due minuti. Ora siamo noi in vantaggio numerico, vediamo se sappiamo sfruttare meglio questo vantaggio numerico. La palla gira veloce, Ghilardi la molla per Biondani, niente da fare, fallo sull'osco. Peccato che non siamo riusciti. Stefanelli, Ghilardi ancora, viene stoppata, no, la palla c'ha, la fortuna ci ha aiutato, un tiro stoppato. Hai presente da bambini quando si giocava con la pallina magica, la chiamavano? Sì, esatto. Questa palla sembrava questa, ha toccato terra, una palla che vivesse di vita propria, no? è andata completamente dall'altra, esatto, parte. Esattamente. Intanto la regia se la ride ogni tanto per le sciocchezze che diciamo, però beh, insomma almeno loro si divertono, poi non sappiamo se a casa si diverteranno con quelli, esatto, a casa, però almeno un paio di persone le facciamo sorridere, dai. Amici che ci seguite da casa, la regia si diverte, onestamente noi ci divertiamo, e allora, se riuscite a capire questo nostro questo divertimento, sì, vi divertite sicuramente anche voi. Abbiamo sempre detto, non siamo qui per fare commenti tecnici di chissà quale spessore, siamo qui per raccontare cosa succede e anche per invogliare chi magari non conosce bene la pallamano a seguire questo sport. Questo specialmente, hai detto bene Alberto, Facebook e queste dirette qua è un veicolo promozionale importante per noi che cerchiamo di proporre al meglio, dopo sicuramente anche noi commettiamo i nostri errori, però diamo comunque la possibilità di vedere la palla a mano. Nel frattempo sospensione chiesta da Casagrande e comunque per la prima volta durante la partita Dosso Buono in avanti nel punteggio 11-10 a 6 minuti dalla fine, insomma alla fine con le difficoltà tutto sommato siamo riusciti a essere penso Alberto che era diciamo la premessa del nostro commento, probabilmente oggi non è la partita perfetta per far vedere il meglio della pallamano che proponiamo, vuoi per le caratteristiche dell'avversario, ma vuoi secondo il mio modesto parere per la striscia negativa che ha accompagnato le ragazze a questa partita. Dobbiamo toglierci di dosso questa paura, valone, questa negatività, questa paura, perché proprio subentra anche la paura del fatto che tutto quanto fatto fino adesso purtroppo venga vanificato, alla fine non hai fatto niente. Sembri una squadra, invece con questa taglia un'inflazione di passi, questa è corretta. Speriamo non ci sia frenesia. Tanto Biondani, buonissima palla per De Marchi. Palla, peccato, bella azione comunque, bella azione veloce che non è stata concretizzata. Peccato. È mancato il gol, però la costruzione e la finalizzazione era stata fatta. Dimene poche, Alberto, sai. È mancato il gol. Vabbè, però diciamo che è mancato, per sfortuna in questo caso ha incrociato il palo, non ne abbiamo fatto tutto bene, ecco. Sì. La colpa è del palo, abbiamo la colpa del palo, abbiamo fatto quasi tutto bene, esatto, il 99, scusami se ti metto questa puntualizzazione, Dall'Ari la rimette in parità, 11 pari a 5 minuti, intanto Ghilardi e Ghilardi ci riporta nell'angolino ancora e ci riporta avanti di 1. 11-10. Io credo che questo forse sarebbe il momento per, se possibile, spingere un attimo di più, in quanto vedo Casagrande che è un attimo che un po' sulle gambe per questo primo tempo, perciò magari riusciamo a prendere quei 2-3 gol. E qua e naturalmente vengo smentito immediatamente. Franco da fuori piazza la palla nell'angolino dove Lucchini non può fare assolutamente niente. C'è da dire, ma questa è una nota statistica, insomma, solamente un tiro da 7 metri per Casalgrande, noi non siamo riusciti a subire il fallo nell'area dei 7 metri, quindi anche questo può essere può avere un senso, questo è solo casuale secondo te, Stefano? Ma no, probabilmente sai, per adesso non abbiamo loro... hanno una difesa molto alta, perciò per adesso non ci hanno permesso di arrivare al tiro
o di tentare il tiro dalla linea dei 6 metri. Ci hanno stoppato quasi sempre prima ed eventualmente siamo arrivati fino in fondo. Intanto Stefanelli prova ancora fuori, anche questo figlio della fretta. Questo è una doppia, questa è una doppia, sì. Ma ci mette a tacere tutto Lucchi, come vediamo è stato commesso un errore tecnico adesso che va a pari sempre, che va a pareggiare di prima, con quanto prima, diciamo, secondo me non era stato dato in modo corretto. 3 minuti e mezzo mancano, Casalgrande ancora avanti di 1, 13-12, vantaggio assolutamente assolutamente di poco conto, più 1 o meno 1 cambia veramente poco. Stiamo difendendo abbastanza bene, mi sembra. Siamo vicinissimi all'alzo del passivo, io credo che a brevissimo verrà alzato il passivo. C'è adesso, viene alzato la mano adesso. In questo caso Giordani si dimentica completamente della propria avversaria. Era pronta, spiego un attimino anche il motivo. Tante volte quando l'azione va a volgere verso la parte opposta, l'ala, diciamo, della difesa, il giocatore che si posiziona in ala, fa quei 2 passi, 3 passi in avanti per anticipare la ripartenza del contropiede. Bravo a loro a far tornare la palla indietro, sì, e ha trovato fuori posizione la nostra. Nel frattempo c'è stata l'esclusione di Bosco, quindi abbiamo 2 minuti di inferiorità numerica. Stefanelli, non ho capito per quale motivo c'è stata l'esclusione di Bosco, visto che proprio stava con l'altro, non ho capito. Non ho fatto caso neanche io. È stato proprio conseguente al gol, quindi molto veloce come decisione. Ora Casalgrande ha in vantaggio numerico e in vantaggio anche nel risultato, più 2. 2 minuti mancano alla fine, Mazzieri viene fermata. Ora un pezzaggio con lo spazio, si impunea, subisce fallo. E poi ci sarà un'esclusione per 2 minuti. Assolutamente sì. Buon aggiramento dell'avversaria. E ora siamo in parità numerica, quindi giocheremo fino alla fine con la superiorità numerica, manca 2 minuti, quindi adesso tra un po' rientrerà l'osco e avremo la possibilità di giocare fino alla fine del primo tempo in superiorità numerica. 14-12 per Casalgrande. Ghiardi cerca spazio, viene fermata. Palla Stefanelli, allora Biondani, ancora Stefanelli che cerca spazio. Pazienza, pazienza. Bravissimo! E questa Ghiardi. Prudenza, prudenza. Che bel gesto atletico, che bel gol! Assolutamente. Grande intervento del portiere, sì. Lei in tuffo, prende la palla al volo e veramente grande. Speriamo che tecnico il nostro fotografo Maurizio abbia immortalato, perché questa era proprio la foto plastica. Sì. Veramente una bellissima azione. Siamo a meno uno, 1 minuto dalla fine. Stefanelli cerca il tiro, lo butta fuori e ora abbiamo la palla del pareggio. 55 secondi alla fine. L'importante è non avere fretta. Abbiamo la possibilità di arrivare fino. Siamo tornati al fischio finale con la palla in superiorità numerica, perciò l'importante è non avere fretta. Ora la palla gira. Tanto vediamo che c'è un cambio attacco difesa, sì. De Marchi entra al posto di Mazzieri. Stefanelli per Ghilardi. Cerca, subisce fallo. Intercettato il braccio. Posso dire che è giusto Ghilardi dalla responsabilità. Tiro, visto che è carica, sì, che però, ha il braccio. Però forse in questo momento la stanno abbastanza aspettando. Sì. Credo che serva. Bellissimo gol, anche questo, gran gol di De Marchi. Liberata perfettamente un passaggio in diagonale di Stefanelli. Questo che dicevi, la pazienza, no? Aspettare. Assolutamente. Perché abbiamo il contropiede, no? Eh sì, gran gol! No. Purtroppo non è peccato. La si è funzionata prima Mazzieri che la palla entrasse. Ha provato il tiro per una frazione di secondi. Per una frazione di secondo il gol non può essere convalidato. Quando è partito il tiro era appena suonata la sirena. No, è partito in modo regolare, è arrivato che la palla era suonata la sirena. Peccato, veramente. 14 pari comunque.
Stefano, fischietto primo tempo, possiamo fare di più, ma per ora va bene così, siamo in parità, insomma stiamo tenendo, stiamo fermando Casalgrande, che comunque ricordiamo le quarte in classifica. Comunque, sì, certo. Io spero che Roberto riesca a sistemare quelle due o tre cose che ci sono da sistemare in difesa, che è maggiormente dove abbiamo avuto il problema, perché se noi riusciamo a difendere bene con un po' più di aggressività, vuol dire che recuperiamo qualche pallone più e andiamo più volte in contropiede, e questa è la chiave, soffre, assolutamente, e questa è la chiave della, per poter vincere la partita. Bene, vi salutiamo, vi diamo la risentirsi tra pochi minuti. Noi andiamo a berci un tè caldo, perché con la neve è meglio berci un bel tè caldo. Buona Camilla. A dopo. Ben ritrovati per questo secondo tempo della partita olimpica d'Ossobuono Casalgrande Padana. Risultato alla fine del primo tempo 14 pari, partita apertissima ovviamente, ancora a qualsiasi risultato. Due formazioni che stanno giocando una buona partita. Ora c'è Fulanetto che spara per Kerem, ma grande parata di Lukin, e quindi il risultato rimane assolutamente in parità. Casalgrande che sembra essere parità con più decisione, ma la difesa del d'Ossobuono non si è lasciata trovare preparata. Tanto bella palla stiamo guardando un attimino. Ecco, un fallo, sì, su Biondani, 7 metri, Mazzieri, e la mette dentro come di consueto. Ormai Martina Mazzieri ci ha abituato a non sbagliare un colpo dai 7 metri, e d'Ossobuono che torna in vantaggio. Torna in vantaggio 15 a 14. La difesa del d'Ossobuono è ben schierata, ma Lukin che in questo momento è autrice di interventi importanti. Poi però Casalgrande riesce a mettere dentro la palla del 15 pari. Stefano, partenza abbastanza decisa, entrambe le formazioni. Tutte e due le squadre vogliono cercare di scavare il solco che possa permettere magari di amministrare un po' la partita, però un po' per esperienza, un po' per le dinamiche delle due squadre in campo, sappiamo che la maggior parte delle partite di pallamano si decidono negli ultimi 10 minuti, perché a meno che non ci sia uno strapotere. Esattamente, esatto, e in questo caso non la vedo, non credo che ci possa essere un crollo verticale. Peccato, Ghilardi aveva tentato un tiro in diagonale a scavalcare il portiere, la palla è finita sul palo, e Casalgrande torna in avanti, 15 pari il risultato. E qui una traversa. Siamo persi ancora per l'ennesima volta. Ghilardi la dà per De Marchi cerca Ampezzan, Stefanelli, la palla ora gira, Ampezzan ancora per De Marchi, Casalgrande difende bene, Ampezzan, Stefanelli tenta da fuori, e la palla deviata prima da un difensore dal portiere, dal numero 12 Savoca, che ha sostituito Bassi. Nulla di fatto ancora, partita sul 15 pari, errori da una parte anche dall'altra, questo momento sta avendo un po' sopravvento le difese, sugli attacchi vediamo un po'.
questa volta Biondani non si è fatta ingannare, ha sì fatto quei due passi, però probabilmente l'allenatore l'ha richiamata proprio dicendogli fare attenzione ai rientri. Lancio millimetrico di De Marchi. Lucchi, grande assist. Grande assist di Lucchin per De Marchi. Bravo anche De Marchi a pigliare questa palla, in quanto con le mani dell'avversario davanti la visuale della traiettoria della palla non era completamente nitida. Non era completamente brave nitida. Bravi tutti e due. Torniamo avanti, 16-15. C'è ancora una vita da giocare, ovviamente. I segnali sono positivi. Fulanetto cerca di trovare spazio, viene in questo momento Aguilardi per Mazzieri, Stefanelli, De Marchi, la palla, Stefanelli viene aggredita, Aguilardi per un attimo perde la palla, recupera Ampezzana, ancora Aguilardi, un attimo di stanca di questo attacco del Dosso Buono. Ghilardi cerca, pensa per un momento al tiro, poi scarica, ma la palla viene deviata e quindi ancora palla del Dosso Buono. Biondani per Ampezzan, ancora Ghilardi. Ampezzan, Ghilardi cerca il tiro e la mette dentro, grande elevazione di Ghilardi e mette giù una nell'angolino una palla di fuoco e Dosso Buono avanti 17-16. Nel frattempo va, è entrata in campo che va il tiro, viene fermato fallosamente e qui il tiro di Dallari viene deviato sul palo. Nel frattempo mi ha raggiunto Marco, insomma mi siamo abbastanza questa sera, la squadra ha ritrovato un po' di quella lucidità che aveva smarrito, mi sembra che questa sera insomma ci siamo, no? Sì ci siamo, le vedo più convinte, bene in difesa e soprattutto vedo meno errori che erano le caratteristiche delle ultime gare, purtroppo. Poi c'è Furlanetto, insomma, con Stefano, insomma, è il pericolo numero uno. Non la scopriamo Furlanetto. Ilenia è una vecchia conoscenza, mia personalmente, anche perché ha fatto con noi le giovanili la Serie A per 3 anni, mi sembra, stata qua. È una gran giocatrice, un bel terzino. Ed è fondamentale, ha un ruolo fondamentale nelle dinamiche del gioco del Casalgrande. Sì. Nel primo tempo aveva difficoltà a trovare spazio per il tiro e, come dicevamo prima, ha avuto la capacità di capire questa cosa e si è messa a disposizione della squadra smistando palloni e dando assist importanti. La caratteristica infatti di Ilenia è quella, fondamentalmente è una ragazza molto intelligente che vede gioco per lei, ma soprattutto anche per le sue compagne, quindi è valida, insomma. Lo sta dimostrando, certo. Ampezzani nel frattempo tira da fuori area, ma la palla finisce sul palo e Casalgrande riparte in contropiede. E però questa sera Lucchin ci sembra brava, comunque Lucchin sul primo tiro. Francesca, c'è Francesca questa sera. Ma c'è esclusione per un fallo su Ghilardi al tiro e quindi 2 minuti di superiorità numerica, anche se in questo momento è Casalgrande avanti di 1, 18-17. Come diceva Stefano giustamente prima, si vedono che le due squadre non riescono a staccare, non riescono a fare quel break che potrebbe essere in questo momento della partita anche decisivo. E per caratteristiche anche, insomma, sì. Diciamo prima, non c'è il gioco di Casalgrande, si addice anche alle caratteristiche del Dosso Buono. Certo che se il Dosso Buono trovasse un po' più di velocità e più contropiede, quindi più difesa e più contropiede, insomma, riuscirebbe a mettere più in difficoltà, sì, Casalgrande. È anche difficoltoso perché anche loro sono veloci, giocano. Qua viene fischiato uno sfondamento al numero 37 Bertolani, la palla torna subito in attacco per il Dosso Buono e
viene fischiato un'invasione d'area. Sì. No, fallo in area. Fallo in area. E quindi tiro dai 7 metri per Martina Mazzieri. Vedo finalmente Francesca col sorriso e soprattutto con le parate che l'hanno contraddistinta per tutta la stagione. Noi abbiamo bisogno di Francesca come l'acqua nel deserto, veramente. Sì. 18 pari e Mazzieri si conferma infallibile dai 7 metri. Sarà almeno tutto il girone di ritorno da metà dell'andata che non ha sbagliato. Ormai è stata etichettata come la rigorista della squadra e quell'etichetta almeno quest'anno non la toglie nessuno. Direi di sì. Dall'aria cerca spazi, viene fermata. È ancora in avanti Casalgrande con Furlanetto che cerca spazio per Dall'aria. Dall'aria e Furlanetto si trovano e si cercano spesso. Ancora Furlanetto. Tutte mani partono sempre da Furlanetto le azioni. Dall'Ari. Stiamo difendendo bene. Loro sono in passivo ed eccolo qui, fischiato il passivo. Abbiamo difeso molto bene. Peccato questo contropiede buttato assolutamente alle ortiche. Avevamo l'occasione per ritornare in vantaggio. Abbiamo difeso bene, però la ripartenza non è stata all'altezza della difesa. Ogni tanto questi errori ci stanno. Un errore un po' di foga, assolutamente, di voler concludere, di voler andare in vantaggio, di voler creare quella situazione positiva. Basta solamente avere un po' più di calma, però è facile dirlo qua che siamo seduti noi. Noi siamo seduti dinamiche... qua, queste giocano e stanno facendo... Bel movimento della numero 5, Giombetti, che segna e... causa l'esclusione di De Marchi, rea di aver commesso fallo, di averla trattenuta al momento del tiro. Fallo inutile. Questa è stata proprio un'azione che fa imbestialire gli allenatori, in quanto De Marchi guarda da tutt'altra parte invece che guardare il pallone, che è lo strumento necessario per il gioco. Purtroppo. Siamo in attacco, in inferiorità numerica. Prima, nel primo tempo, in inferiorità numerica siamo riusciti a gestire bene il minutaggio e quindi adesso vedremo se riusciremo a fare anche in questo secondo tempo bene. Lo Ghilardi era uscita momentaneamente, è rientrata in campo Ghilardi, Biondani, Stefanelli, Ghilardi, la palla gira, Ghilardi cerca lo spazio per il tiro, subisce fallo, siamo in passivo. Ghilardi si alza, cerca il tiro, viene stoppata e riparte il contropiede di Casagrande, Kerre, e la mette dentro. 20 Casagrande, 18 Olimpica d'Ossobuono. Vuole parlarne subito Roberto, vede un attimo di scoramento, un attimo di difficoltà nella sua squadra, perciò chiama subito. Giusto così, giusto così. Out, giusto fermare un attimino prima di compromettere quanto di buono fatto fino adesso. Risultato 20-18 per Casalgrande, mancano 17 minuti, insomma. Come dicevamo prima Alberto, è come fossimo in pareggio. Abbiamo buttato via un'altra palla, insomma. Abbiamo buttato via un'altra palla e abbiamo preso questo contropiede. Questa volta l'inferiorità numerica l'abbiamo sentita come Stefano. Sì. L'uscita di De Marchi si sta sentendo. Sì. Perché il break l'hanno fatto loro con De Marchi fuori. Non è ancora troppo tardi per rimettere in piedi la partita. Certo che adesso, sai, gli spazi di errore si riducono. Adesso ritorniamo in parità. Intanto ritorniamo in parità numerica. L'importante è cercare di non voler recuperare tutto in un sol minuto. Con calma, la partita è ancora molto lunga. Certo, però che... non possiamo più permetterci questi tipi di errore, perché ci stanno punendo giustamente. Giombetti più 4 Casalgrande e torniamo ancora in inferiorità. Ghilardi commette un fallo inutile inutile e ci troviamo con l'inferiorità numerica
e sotto di 4 gol. Ah, sì. Questo è un momento veramente importante, è un momento clou della partita. La partita siamo nell'ultimo quarto d'ora. Una svolta, eh sì. Abbiamo bisogno di tranquillità e ricostruire. E adesso vediamo con calma le ragazze se avranno la capacità di. Bello questo gol di Losco, ben servita e bel gol di Losco, segnata bene. Dobbiamo stringere assolutamente. Non è finita comunque la partita. No, ma che è finita, Marco? È lunghissima ancora. Però più ci avviciniamo verso la fine, più sì, 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 loro il tempo riducono. Il tempo si restringe, era logico. Sì, sì. Comunque siamo a metà del secondo tempo, quindi c'è ancora tempo, ce n'è ancora. Tre gol li recuperi in un minuto, se volge un po' a tuo favore, però dobbiamo solo avere la tranquillità. La tranquillità di Francesco. La parata di Francesco. C'è stata un'invasione, è importante non avere fretta. E torniamo in avanti. Zanette scarica per Stefanelli, che scarica per De Marchi, anche lei, ma Casagrande difende bene. Biondani, Zanette. Stefanelli. Zanette per Biondani ancora. Cerchiamo lo spazio, ancora servito bene Losco e la mette dentro, bene. Brava Losco, e prende due minuti per Furlanetto. Eccolo qua il momento, la reazione che serviva, la reazione di testa più che di pancia, che di sì, cuore. In inferiorità numerica, abbiamo fatto 2-0 parziali in inferiorità numerica. Esatto. Infatti, questo minuto. Perché serve tutto questo. Sì, buono il passaggio di Stefanelli, ma il gol se l'è fatto, ma se l'è procurato Losco, quando ha preso posizione non ha lasciato al difensore di intromettersi sulla traiettoria della palla, e da lì un po' da una giocatrice come Furlanetto con l'esperienza che ha. Ma anche Losco che ne ha l'esperienza. Sì, però no, ma non tanto per il gol, commettere il fallo dei due minuti, lasciare la squadra in inferiorità, lì ormai il danno era stato fatto. Sì, finora abbiamo visto le ultime tre esclusioni per passatemi tale, per sciocchezze, nel senso comunque per falli abbastanza ingenui, e insomma ci sta perché comunque stiamo arrivando nel momento cruciale della partita. Adesso ci sono già 45 minuti nelle gambe, certo, di corsa sfrenata e la gamba, l'ossigeno e la lucidità può venire a meno, sicuramente mancare, sì. Diciamo che non sono al 100% di lucidità in 5 momento, contro 5 ragazzi. Ma tra un po' sì, dovrebbero orientare le nostre, sì. Dovremmo tornare con tutte le effettive in campo. Mancano pochi secondi, penso. Ora Casagrande deve trovare lo spazio. Cerca forza il tiro da fuori, Franco. Sempre anche qua con calma. Non c'è fretta, non c'è fretta. Losco, Stefanelli. Non c'è fretta, non c'è Zanette. Fretta. Bene così. Facciamo girare questa palla. Biondani. Sì, infatti Ghilardi è lì che sta per entrare in campo. Eccola che è rientrata. Ghilardi è rientrata. De Marchi cerca il bel passaggio per Losco. Potevamo forse aspettare qualche secondo per avere anche Ghilardi farsi attacco, ma Casagrande che attacca per Franco, ancora Dettori e Giobbe subisce fallo e tiro dalla linea. Lo dice Stefano, era fallo questo, sì, ma non da 7 metri, perché non era in area, sembrava fuori. Sì, però sì, dopo va anche un po' a interpretazione. E Francesca, vediamo se. Ma non è tanto il fatto che venga fischiato il fallo o meno, che lì, quando sei lì, l'arbitro lo può vedere fischiato. Il fatto è che non devi permettere che arrivi lì, perché basta un passo avanti e tu hai ovviato a tutto il problema che può nascere da dopo. È quello il problema, che quando tu aspetti passivamente e sei al limite. È difficile difendere quando sei fermo. Ghilardi per De Marchi, Stefanelli, Ghilardi cerca spazio, viene contrastata fallosamente. Biondani, Ghilardi, Stefanelli, Zanetti, la palla sta girando velocemente, viene scaricata la palla su Losco.
Per assurdo abbiamo fatto meglio in inferiorità numerica che in superiorità. Qua c'è la parata di Savoca che devia sul palo il tiro di Ghilardi. Casagrande sul più 3 con palla in mano. Ora ristabilita la parità in campo. Infatti è rientrato Furlanetto. Sta dirigendo l'orchestra Furlanetto. Dovevamo sfruttare meglio questa superiorità numerica. Dall'Ari ancora per Furlanetto. Sono in passivo. Passi. Furlanetto, eccolo qua, fischiato passivo. Infrazione di passi. Parte contropiede Biondani. Biondani si fa parare. Questa è una mazzata questa. Questa non dovevamo. Questi sono errori sbagliare. Che non dobbiamo combattere. Esatto. In questo momento. Bravo il portiere, brava Savocca, ma. Bravo il portiere che si è ricordato di aver subito due gol nel primo tempo nello stesso modo, sì. E questa volta si è preparato. Ora Casagrande, Furlanetto. Bene anche Lukin che comunque para. E ripartiamo. Sarebbe importante metterla dentro adesso la palla. De Marchi, niente da fare. Non riusciamo a mettere Stefano, pallone, manca 10 non è che stiamo cercando delle soluzioni le più difficili possibili. Purtroppo stiamo commettendo degli errori in fase di tiro. Non è tanto la difficoltà, probabilmente nelle corde di De Marchi, come prima di Biondani, quei tiri ci sono. Il momento non è certamente favorevole, non siamo tranquilli evidentemente. Perciò stiamo sbagliando troppo cose che i momenti importanti i momenti importanti, magari in altri momenti queste palle le riusciamo a mettere, adesso no. Questo è un po', diciamo, 2 minuti a Ghilardi. A Ghilardi giustamente, perché sta trattenuta l'invasione. Moretti in porta, vediamo se riuscirà ad opporsi al tiro dei 7 metri di Furlanetto. Entra in campo anche Merzi. Niente, Furlanetto la mette. Casagrande più 4. Tanto siamo ancora in inferiorità numerica. I due errori consecutivi di De Marchi, diciamo, gli sono costati il posto. Adesso entra Rizzardi. Entra Rizzardi. Rizzardi. Roberto cerca di cambiare qualcosa. Non dobbiamo lasciare ancora il tempo per recuperare, assolutamente. Però non troviamo più la porta, Stiamo vivendo un momento difficile. Sembra che sia spento l'interruttore, sì. Manca 9 minuti, più 4 Casalgrande. Ed è un vero peccato perché la partita è stata assolutamente in parità fino a metà del secondo tempo. Non hanno fatto il break nel momento più importante, nel momento in cui noi abbiamo. Non è ancora successo niente, 4 gol. Sì, manca ancora, per carità, però. Recuperabilissimi. Più 5. Però certamente continuiamo a commettere tutta questa serie infinita di errori. Siamo in difficoltà, ci mette la pezza. Infatti Roberto se ne è accorto subito, no? Non c'è purtroppo Laura. Seduta, forza buono, dai. La seduta nell'angolo, come si dice, la sta. Voi non lo potete vedere, ma diciamo che la sta un po' richiamando. Catechizzando, bravo. Ma perdiamo un'altra palla. Ancora palla scaricata. Una palla persa, per fortuna. Viene. L'arbitro di campo vede una scorrettezza, perciò. Chiama il fallo. Mazzieri per Spazio, Biondani. Mazzieri, Stefanelli, Losco viene. C'è la spasmodica ricerca del pivot. Sì. Che siamo. Allora il pivot lo stanno marcando bene. Stefanelli. Sì. Sta facendo un ottimo lavoro Franco e siamo già in passivo. Attenzione, bisogna cominciare ad attaccare. Stefanelli va al tiro, la mette bene. All'ultima occasione, all'ultimo passaggio utile per non andare. Non abbiamo più tante possibilità.
questa è una delle ultime, dobbiamo assolutamente cercare di recuperare adesso difesa tosta, difesa serrata tosta, e non sbagliare in attacco e magari inserire, innescare il contropiede e da finalizzare ovviamente. Fino a questo momento Furlanetto è stata sorniona, adesso vedi che sta cominciando a forzare, capisce che è il momento di prendersi delle responsabilità. Di prendersi delle responsabilità, e certamente lei non si tira indietro, se le prende come Stefanelli, e cerca anche spazio, scarica per Dallari, Franco cerca spazio, c'è passivo, Casalgrande deve andare al tiro, attenzione a Furlanetto. Ilenia non sbaglia da lì, Ilenia da lì non sbaglia, certo che no. Ghilardi, un attimo di decisione di Ghilardi, bloccata. Non ha colto lo spazio che gli si era aperto. 4 minuti, scusate, 6 minuti, manca ancora tantissimo. Ci vuole la scintilla, ci vuole l'occasione, ci vuole la svolta, anche se in questo caso il tiro di Ghilardi finisce fuori, e diamo ancora a Casalgrande la possibilità di portarsi in avanti con Franco per Dallari. Squadra che non sta sbagliando niente, da in questo momento sì, Casalgrande non sta sbagliando niente, e per adesso trova lo spazio, i risultati dicono che sta meritando la vittoria. Sì, sì, stanno giocato la loro partita, stanno giocata la loro partita, ma non stanno sbagliando veramente niente. Nel momento clou della partita è riuscita a scavare il solco, Ghilardi la mette, gran bel gol, più 4, anzi meno 4 a 5 minuti alla fine. Dai, ancora c'è ancora spazio, c'è ancora un piccolo spiraglio, sì sì, c'è ancora, noi ci tempo. Crediamo, speriamo che ci possano credere, il pubblico ci crede, sta alzando il volume, ci dobbiamo credere. Passano da Furlanetto, vero? E questa è, diciamo, la personalità del giocatore importante, oltre al fatto che le compagne lo cercano, ma lei lo vuole proprio il pallone, se lo va a prendere. Franco sbaglia perché il tiro, vuole avere il pallone in mano, parte il contropiede, Rizzardi perde il passo e perde la palla, era stato Il lancio, questa non doveva sbagliarla, questo è stato un bel lancio di Lucchin per Rizzardi, che viene rincuorato subito da Ghilardi. 4 minuti, meno 4, forza ragazze, ci è andata bene, sì. C'è andata diciamo bene. Così per non dire altro, diciamo così, tanto c'è un paio di passi, sbagliano anche loro, stanno sbagliando calma, Ghilardi scarica per Losco si gira, la mette, dai, 3:40. Erika comunque 3. Non ne sbaglia una da lì, sì, ed è per quello che stanno facendo una guardia serrata su Losco, perché quando riceve palla al centro è implacabile. Momento, dai, di sospensione chiamato dalla panchina di Casalgrande. Grida vendetta quei 4-5 minuti abbiamo fatto prima, che abbiamo abbassato le tapparelle, come si dice. Parlare dei 4-5 minuti, Marco, parlerai di quelle 4-5 palloni più importanti buttati via, sbagliati, sbagliati tiri, diciamo, chiamiamoli facili, quando di facile non c'è niente, no, però comunque soluzioni che normalmente vanno a buon fine, diciamo, bravo. Che uno più uno sbagli qualcosa di facile, esatto. Mi hai anticipato, volevo fare questa battuta, ma l'hai anticipato. C'è sintonia. Siamo in una matematica un po' complicata, no? Però è vero. Sbaglio occasioni facili e il blackout, quei 4 minuti a cavallo della metà del secondo tempo, hanno creato questo meno 3 che è ancora recuperabile. 3 minuti e 38.
Dai, ora giochiamocela fino alla fine. Crediamo, l'abbiamo detto prima, le ragazze sembrano crederci, il pubblico ci crede. Certo, il tempo non è molto, Franco, però ci possiamo provare. La teniamo lì. Cioè, questa è una palla molto importante, perché se dovessero non far gol loro, non è uguale. Teniamo bene, Franco cerca lo spazio per il tiro. La perde, la recupera. Peccato, aveva perso lo spazio. Brava Biondani, ti si è messo il braccio. Abbiamo rischiato moltissimo. Sì, abbiamo rischiato comunque. Però il momento di rischiare. La Furlanetto. Brava Francesca. Dai, ripartiamo. 2.49. Molto rischioso, vai con Rizzardi. Rizzardi no. Sul corpo del numero 12, Sabocca. E forse qui si spengono un po' le speranze. 2.35, meno 3. Ha avuto paura di far gol. Sicuramente palla pesava parecchio. Ha avuto paura di far gol. Purtroppo. Peccato. Però c'è Lucchini che Francesca, ci mette il corpo. Dobbiamo stare tranquilli. Mancano due minuti. Dai, su. Ghilardi la mette. Dai. Meno due. A due minuti dalla questo fine. Questo dimostra come la palla mano la riapriamo, veramente non la riapriamo. Sia mai finita. Io credo che a brevissimo, già da subito, chiameranno il passivo, in quanto vediamo come la squadra stia, il Casagrande in questo momento, perdendo tempo. Sì. Prima occhiata è fra gli altri. È abbastanza palese. È rientrata Kerr, recuperiamo palla, Biondani in contropiede, Biondani. Si ferma, bene per lo scono, la riprendiamo. La fortuna dai che ci premia. Si è girata bene. Qui si è fischiato. Sì. Troppa fretta. Avevamo recuperato una palla in modo. L'avevo persa e l'abbiamo recuperata. Esatto. 1.20. C'era tantissimo tempo per recuperare, veramente stiamo commettendo degli errori un po' ingenui. Ingenuità, di voglia di vincere, questo è il suggello. Possiamo dire che la finisce qui fine, con il gol di Artoni, Rizzardi, niente da fare. Questo sicuramente mette la parola fine a questa partita. Direi di sì. Purtroppo, peccato, perché anche da parte di Rizzardi l'impatto sulla partita non è stato dei migliori. Ha sbagliato due, tre azioni importanti. Però non diamo la colpa no, alla ma nel modo più assoluto. È stato il momento a cavallo, diciamo, prima quei minuti lì a metà del secondo tempo che hanno scavato questo solco che abbiamo cercato. Non ce l'abbiamo fatta. Ora Furlanetto la tiene lì. Lucchin para ancora, però ormai però purtroppo mancano tardi, 10 secondi alla fine. Secondi. L'unica peccato, cosa che può fare può essere. Peccato per il risultato, per come più che è maturato, perché è maturato, sì, è vero, per meriti del Casagrande, ma soprattutto perché abbiamo avuto quel passaggio a vuoto che ha poi deciso. Ha deciso la partita, assolutamente sì. Finisce qua. Merito Casagrande. Casagrande ha portato via la partita in modo corretto, onesto. Ha sfruttato il momento opportuno, le occasioni tutte giuste. Le nostre debolezze e le nostre mancanze. E ci ha punito. Purtroppo continua il momento nero. Anche se dobbiamo comunque salvare qualcosa, la partita c'è stato comunque una reazione, la voglia di giocarsela alla pari con una squadra che è al quarto posto in classifica ed è in zona playoff. Ci abbiamo messo tutto quello che avevamo, non portiamo a casa punti. Purtroppo in questo momento quello che abbiamo non basta per non basta, le partite non basta. Così è la situazione. Va bene così, non abbattiamoci più di troppo. Sabato prossimo avremo un altro turno casalingo contro Oderzo, formazione anche questa per niente facile, quinta classifica ad oggi, quindi insomma se la giocheremo magari facendo anche un attimino
analizzando gli errori che abbiamo commesso questa sera. Su questo Roberto ci lavorerà durante la settimana. Potrebbe essere, speriamo che lo possa essere davvero, la partita della riscossa, sai, una squadra comunque, è vero che è una neopromossa, però sì, costruita per vincere anche nel breve, perciò con giocatrici di livello. Sì. Perciò a noi serve adesso, chiamiamo un elettroshock. Sì, sì, assolutamente sì. Potrebbe essere la partita che ci dà, che ridà il via, la scintilla. La scintilla che ridà il via alle ragazze. Bene, vi salutiamo, vi auguriamo un buon weekend, grazie per averci seguito. Ricordiamo il risultato finale: Casalgrande vince 27-24 per Dosso Buono, quinta sconfitta consecutiva. Un peccato, però comunque non portiamo a casa solamente cose negative, abbiamo visto anche cose di buono e da lì dobbiamo ripartire per la prossima partita. Io vi saluto con un detto, diciamo, di un vecchio amico, che è buona pallamano per tutta la settimana a tutti. Bene, grazie Stefano e buona serata e buon weekend a tutti quanti. Alla prossima.